se vuoi parlare di vaccino incensurato, se vuoi parlare di orti carnivore, se vuoi parlare di glu alla seconda o glu, se vuoi parlare di pace, se vuoi parlare di pace, fate bene, fate così, fate tutto. Sono i tipi di pace che ti danno la spinta. In fondo la fondina delle dita prima di sparare un'indicazione è in fondo il sudore, un attacco frontale. Io dico, e mi domando, forse vi dico perché non c'è il punto interrogativo, quindi io dico, quando il numero dei morti che ho visto sarà uguale a quello dei morti che non ho visto, potrò dire di essere reale. Prima non ne parlo neanche, assolutamente. È una questione abominevole, non mi interessa. Sono stato a casa del mare, tutto allagato. Sono stato a casa del sole, ero letto con tutti. Io. Numero 8, il numero chiuso. 8 e 0, sono due numeri chiusi. In fondo sono un attiratore scelto. L'attiratore scelto è quello che si mette da una finestra o da un buco fatto nel muro perché... Ma io non ce l'ho. E mi chiedo se l'impiccato è un'altalena umana, Allora, c'è qualcuno che riesce a battere il cuore, questo è uno sport, tu non riesci a battere il cuore, riesci a battere i denti, in che senso? Cioè, a battere il cuore di loro, no, allora vedi, che non è possibile solo quello che c'è in natura. Il problema è questo, il sabato, è da giovedì che non lo vedo, sabato, la settimana mi ha rotto, non è possibile. Chi impiccherebbe donne e bambini? Chi è che impiccherebbe donne e bambini? La corda, la responsabile. Questo. Ossido di sempronio. Questa è una scoperta. Ossido di sempronio. Quando sento parlare di medicina dogmatica e di medicina solo, dico, ma avete scoperto l'ossido di sempronio? Eccetera, si separò da eccetera, ma nulla, ma non fermò l'esempio. Le manomissioni, quando le mani riesce a fare migliaia e migliaia di chilometri, per dare l'aiuto a chi sta male. In fondo, le siccità moleste. Io voglio sapere, la cauzione, la fantasia chiede una cauzione per sprigionare la filosofia sul concetto di fantasia ha un prezzo. Cioè io per usare la fantasia devo pagare una cauzione, per sprigionare la morte, per togliere dalla prigione, dalla chiusura. Questo prezzo che io pago dopo insomma poi mi viene restituito, la fantasia ti restituisce. In fondo diceva, ma forse una chiarectomia, cioè come se fosse ascoltate le cose chiare, diceva scelta o curata, direbbe qualcuno, io definirei curato. però non c'entra la fortuna con la fantasia, non ha nessun. E quando parlo di noi, pensavo al concetto di come si possa applicare noi la fantasia, noi, quando noi e io alla N, no? La fantasia mi porta a prendere questa parola, come dicono che so per le parole, mi va bene, spero che esca anche un concetto per altre parole. Noi dentro a un io alla N, cioè parecchie volte, ed è il concetto che mi porta più come nato terminale, perché sono nato terminale, in fondo mi chiedo la quantità ma anche la qualità, mi chiedo qualità, cioè quali sono i che io posso scegliere. La fantasia vera è il desiderio che si esaudisce, noi che esaudiamo il desiderio. Non è possedere, ma essere posseduti. Uno che vive di fantasia è posseduto, è abitato, non è famoso, è pieno di altra gente. Io non riesco, schiacciata la realtà, a pensare che è finito di fare questo incontro, ho finito il mio lavoro. Non riesco a pensare che finito di fare un quadro, ho finito il mio lavoro. Non riesco a pensare che quando ho finito di fare un libro, ho finito, ho dopo un spettacolo teatrale, ho risolto. Appena finisce quello, ne comincio immediatamente un altro, perché devo essere un scienziato osservatore dei due mesi di vita del bambino, dei due mesi di vita. Se nella casa di fronte ci sono le porte buttate giù e che sembrano finestre di vasi, se devo usare il mestiere altrui, fino a quando un industriale farà solo l'industriale, non si può chiedere assolutamente come mai non si riesca ad avere una vita più allargata e fai un mestiere solo. Questo è il